di voi. Grazie per aver accolto l'invito a venire qui. In una settimana abbiamo fatto due eventi significativi, sabato scorso con l'onorevole Letta, questa sera con il cardinale Montenegro, che accogliamo. Il cardinale non ha bisogno di presentazione, mi permetto solo di dire la mia gratitudine per l'amicizia che mi offre. È capitato casualmente, proprio casualmente, nel senso che l'Assemblea Generale della CEDI ha eletto lui come presidente della commissione della carità e della salute, che dice sempre così più fortuna. Allora, grazie a tutti voi che siete qui, grazie a sua presenza del cardinale, insomma, ci ha raccontato poco fa un signor Rochina che ha girato un po' mezza Italia prima di arrivare qui, ma non sarà una novità come per lui. Si deve immaginare una solidarietà collegata con la sussidiarietà e in quali termini è possibile risvegliare un senso e una coscienza, una responsabilità, per cui la solidarietà non si trasformi in assistenzialismo. Io mi fermo qui perché credo che ci sia un padre che ha la porta. Grazie. Buonasera, grazie, permettete che saluti i miei ragazzi e dico grazie a loro. Mi potete fare la crisi di gelosia, questo per cantare di Sicilia e io. Dopo per salutare i ragazzi e ringraziarli davvero, ci hanno regalato un bel momento. Un saluto al signor Rufino che mi ha voluto qua, ma non per tutti voi, ma perché è un amico, ovviamente, altrimenti non. Allora, forse abbiamo da risentare qualcosa, da aggiustare qualcosa. Vedete, solidarietà e solidità hanno la stessa radice. La solidità di una società, di una famiglia, di un gruppo, c'è quando c'è la solidarietà. La carità, direbbe un signor Bella ancora una volta, non è mettere e servire al tavolo dei poveri, ma la convivenza, la solidarietà si crea. Si crea quando io mi siedo a tavola assieme al povero e mangio con lui. Ma che direste voi se innamorassi di una ragazza e poi direi al mio amico: allora tu al posto mio? Sarei fortunato io. Sarebbe fortunato lui, però direi che deve essere della mia sanità mentale, della sua no. Perché se c'è una cosa che non si può delegare è l'amore. Vedete perché la solidarietà è un problema che interessa noi, forse non sto deludendo, lei si aspettava altre risposte. Io tranquillo, no, assolutamente no. Però se non comincio a guardare me, non cambierò. Non stai inquietando. Non lo vedo, ma credo che l'inquietudine tocchi tutto. Sanno e giusto. Il figlio maggiore della parola del figlio prodigo, della persona per bene, forse dovrebbero smetterla di essere indifferenti con i sacerdoti delle vita, presuntuose, come gli operai della prima ora. Poco del confronto, gli apostoli si lamentarono con Gesù perché erano indagati, ed è la rivoluzione dell'amore. E credo con una frase di Bonheffer. Bonheffer dice: se ti accusassero di essere cristiano, troverebbero delle prove contro di te? Punto interrogativo e grazie. Però per proposito non dovete essere sbagliati, è stato promosso il cardinale. Perché il Papa il pomeriggio, quando gli telefonai per ringraziarlo, ho subito cercato di dire: non è una promozione, io me lo volessi chiedere 12 centimetri. Dice: io la chiamo a fare un dare di lei, la chiamo a fare un servizio, ma lo deve vivere in povertà. Una testimonianza è anche una, come dicevo prima, c'è una certa inquietudine, quella che è, come dire, il perbenismo che ognuno di noi, non voglio fare da nessuno, ma perché, insomma, ognuno di noi ha la sua parte, e credo che sarà un po' difficile andarci a coricare tranquilli stasera. E forse ci vuole un grande esame di coscienza. Questo sta bene, no? Dice: io e lui ti sosteniamo, ma tu ci
intervento che deve cambiare l'uno e l'altro. Mi resta però un interrogativo. Io veramente ho quel cuore solidale, tutto ciò che viene nella strada mi interessa. Altrimenti l'esempio di Giovanni di Diego non servirebbe a niente. È questa nostra capacità di aprire gli occhi alla realtà che poi può virtù fare del bene a chi ha bisogno, ha un'idea di principio, solidarietà come principio, cioè che si è tutti una cosa sola, uniti. Affinché si realizzi una solidarietà vera e autentica, penso che sia necessario innanzitutto educare la solidarietà. Persegue sempre di più il profitto, e se lo è, non siamo condannati a uno scrupolo morale eterno e per sempre. Vedete, noi all'emergenza abbiamo il giudice di Latino, no? Ora confezioneremo il processo in diocesi. Quel giudice ha fatto il giudice, però la sua novità qual è stata? Che il tribunale, anche se non si vedeva, assieme al codice sul tavolo, aveva il Vangelo. Perché quando mi sono alzato, l'assicuro che è uno spettacolo. C'era da rimettermi a letto se non dovevo venire qua, perché io ero stata una giornata dura, no? E ero stanco, e stamattina si vedeva. Però non c'è niente di più bello dello specchio. Mentre mi dice la verità di quello che sono, mi ha permesso in qualche modo di aggiustare. Poco più modesta, però è rimasta l'idea. Perché la nebbia? Perché lo sai, il desiderio su un pastorale. Allora è vero, no? Perché la Bibbia è il segno della realtà e quindi del servizio. Ecco perché il mio nome Svelte è uno stile francescano, semplicissimo. È vero che non è che l'abbiamo letto con Giada, ma con la Bibbia, però è anche vero che la Bibbia è una di quelle cose che usiamo di più. Però lui me l'ha. Da vedere che il mondo critico come sempre, ha fatto notare a scuola. Infatti non avevo detto corso per il mondo, avevo detto scuola. Perché il corso riguarda una dottrina, la scuola riguarda la vita. Ecco perché dentro questa vita cristiana, che noi stiamo, come dire, approfondendo, perché l'intelligenza della fede, fatta una bella testimonianza, una bella lezione, no? Siamo dentro un cammino pastorale, ecclesiale e culturale. E un cammino vuol dire che bisogna fare anche dei passi. E, c'è una pretesa dentro una scuola, non c'è, non c'è semplicemente non voler fare una manifestazione. Non facciamo manifestazioni, ma facciamo veramente un cammino. Allora, di nuovo grazie a tutti quanti voi. Adesso il coro dei ragazzi, ci siete? Ah, devo dire grazie innanzitutto alla direttrice del coro, Vittoria Corrado.